La situazione non è variata rispetto all'allarme che abbiamo lanciato nel mese di luglio. Le case farmaceutiche hanno chiaramente detto che a causa della grande quantità di ordinativo fatto dalle regioni non c'era possibilità di rifornire le farmacie, che quindi ovviamente penserebbero durante questa stagione a distribuire il vaccino per i cosiddetti attivi, le persone che vanno a lavorare, le persone che si muovono nella città, insomma. E quindi la situazione è rimasta tale quale, non c'è disponibilità di vaccini per gli attivi, quelli che normalmente compriamo in farmacia con ricetta medica del dottore, arrivata qualche dose di medicina generale, e le farmacie stanno provvedendo a distribuirla ai medici secondo però non la volontà del farmacista lombardo, ma secondo quanto la regione manda alle farmacie perché a loro volta lo diano al medico di medicina generale. In questo momento sarebbe una ricerca vana, perché in farmacia non si trova un vaccino anti-influenzale in Lombardia, ma come in tutta Italia, e quelle poche realtà si trovano dal medico di medicina generale in qualche regione, per esempio il Lazio, che ha già, aderendo alla richiesta che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti ha fatto alla conferenza sotto regioni, quelle poche regioni che stanno dando l'1,5%, quindi pochissimo, di quello che hanno comprato per la popolazione a rischio, che viene distribuito nelle farmacie, come dicevo prima, esempio il Lazio. Però sono casi sporadici, sono quantità limitate. Ma guardi, io non voglio fare polemica con nessuno, io dico che i farmacisti italiani si sono messi a disposizione dal mese di maggio per cercare di essere dalla parte del cittadino, come è nostra tradizione. Quindi abbiamo proposto di ospitare i medici per fare i vaccini, abbiamo proposto di fare come succede in tutta Europa, ma mi creda, in tutto il mondo: il medico prescrive la vaccinazione, il farmacista adeguatamente formato provvede a vaccinare secondo quella che è la prescrizione del medico. È una prassi che succede in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Portogallo, in Svizzera, negli Stati Uniti d'America, in Canada. Non voglio rompervi le statole facendo l'elenco del telefono, ma questo è dove sta andando il mondo. Speriamo che l'Italia non voglia brillare per essere, come al solito, fanalino di coda.